azione politica e quindi evidentemente se oggi noi diamo il sostegno a questa proposta di legge, che è una proposta di legge di assoluto buonsenso, faremo le barricate e impediremo che invece la famiglia naturale fondata sul matrimonio venga disfatta. E vedremo qua in aula quale sarà la reazione, quale sarà il comportamento del Partito Democratico. Grazie. Grazie collega Molteni. Adesso il collega Antimo Cesaro. Prego. Grazie signor Presidente. Vorrei partire dal titolo di questa proposta di legge che è stato modificato. È un titolo che sottolinea bene il valore della norma in approvazione. Diritto alla continuità affettiva dei minori in affido. Il titolo originario, a mio giudizio, non rendeva bene conto del valore del provvedimento. E infatti era questo provvedimento rubricato alla voce modifica alla legge 184 dell'83 sulla possibilità di adottare da parte degli affidatari. Nel nuovo titolo quindi si pone l'accento sui minori, nella rubrica precedente si faceva riferimento agli affidatari. È un cambiamento di prospettiva che salutiamo con favore perché è questo un provvedimento normativo che tutela gli interessi del minore. E spiace che su questi temi talvolta nel dibattito in aula si sviluppi una discussione di materia politica. È chiaro che anche all'interno di uno stesso partito su una materia così delicata possono esserci sensibilità diverse, la cosa non stupisce, figuriamoci se emergono sensibilità diverse all'interno di vari partiti di maggioranza o di opposizione. L'altra cosa che vorrei sottolineare nelle premesse è che si tratta di una norma semplice, breve ed efficace. Noi di Scelta Civica, che facciamo della semplificazione del lessico normativo un punto, diciamo, di attenzione, salutiamo questa norma con grande soddisfazione. È composta di soli 4 articoli e in particolare l'attenzione deve concentrarsi sull'articolo 1 che introduce 3 nuovi commi, il 5 bis, il 5 ter e il 5 quater, all'articolo 4 della legge 184 del 1983. Passando dai numeri astratti alla concretezza dei contenuti della norma, possiamo dire che si introduce una corsia preferenziale, un favor, per l'adozione della famiglia affidataria, ovviamente a 2 condizioni: che sia impossibile ricostruire il rapporto tra minore e famiglia di origine, che per noi rappresenta un bene da salvaguardare e sul quale il Tribunale dei minori vigila sempre con attenzione, e dunque se questo rapporto non è possibile recuperarlo, interviene la dichiarazione di adottabilità, che è sempre da considerare un'estrema ratio, perché l'allontanamento dalla famiglia di origine è un'estrema ratio. In questo caso però è giusto che una famiglia affidataria subentrata in una relazione affettiva con quel bambino, che si è preso cura di quel bambino, possa essere considerata con favor, abbiamo detto in via prioritaria, nella adozione che si va a predisporre, sempre che siano rispettati però i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge 184 del 1983, su cui ci siamo prima intrattenuti, poiché c'erano varie proposte emendative di soppressione di questo articolo. Qual è la ratio del provvedimento? È semplicissima: evitare che al minore si procuri una doppia lacerazione dei suoi affetti. Una lacerazione aborigine rispetto alla famiglia naturale e poi una seconda successiva lacerazione di questi affetti e di queste relazioni rispetto alla famiglia affidataria. I numeri qui sono importanti, parliamo di 32.000 minori che possono essere potenzialmente interessati da questa norma. E i numeri sono importanti anche in considerazione del tempo dell'affido, che normalmente dovrebbe essere di 2 anni e che invece scopriamo può arrivare il tempo dell'affido fino a 4 anni. E questo dimostra quanto la vita sia molto più complicata delle norme che tentano di disciplinarla. In quest'ottica la proposta di legge in esame intende valorizzare il ruolo della famiglia affidataria, considerando che la famiglia affidataria compie sempre un atto di generosità nei confronti dei bambini o di bambini che ne hanno bisogno.
ha la consapevolezza della temporaneità dell'affido e inoltre l'affidatario non sa quale bambino gli sarà affidato. Tutto questo rientra, diciamo, in quella generosità che contraddistingue un atto di messa a disposizione e di accoglienza in famiglia di un minore che ha bisogno. Ma è chiaro che una volta accolto un bambino in affido si stabiliscono relazioni affettive significative e prolungate. Ben oltre, l'abbiamo già sottolineato, i 2 anni previsti dalla norma. Mi limiterò a dire che il 60% degli affidi supera i 2 anni, 24 mesi nella durata e il 32% addirittura i 4 anni. Ovviamente la proposta di legge che ci accingiamo a votare e a licenziare in quest'Aula non intende assolutamente snaturare l'istituto dell'affido, che nasce, ed è bene sottolinearlo, e permane anche dopo l'approvazione di questo provvedimento, con requisiti diversi dall'adozione, per proteggere ed accogliere un minore temporaneamente, per poi reinserirlo, se possibile, e ce lo auguriamo sempre, nella famiglia di origine, superate le difficoltà. Aggiungo che la valorizzazione del ruolo della famiglia affidataria si concretizza in questo provvedimento anche nel fatto di consentire di mantenere una relazione, un rapporto col bambino accolto in affido anche quando non si procede all'adozione. E questo è il senso del comma 5 ter dell'articolo 1, perché si possono salvaguardare le relazioni affettive, legami interpersonali, anche a prescindere dal passaggio dall'affido all'adozione. Ed è un grosso passo avanti, su cui poco si è insistito nel dibattito che ha preceduto il voto in quest'Aula. Ovviamente il tutto se rispondente all'interesse del minore. Solo in questo caso, se l'interesse del minore lo consente, nella sua considerazione, viene tutelata la continuità delle relazioni socioaffettive instauratesi con la famiglia affidataria. Dunque, approvando questa legge, evitiamo che prevalga, mi permetto di dire, una sorta di burocrazia delle relazioni interpersonali. Tra l'altro, sulla esigenza di valorizzare il rapporto di affidamento si è espressa nel 2010 anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, come ha ricordato giustamente la collega Santerini. E quindi colmiamo anche una lacuna passata sotto la lente di ingrandimento della CEDU. Il legame affettivo, in conclusione, entra così nel lessico giuridico, che per definizione deve essere sempre in continua evoluzione. Si manifesta una nuova cultura dell'infanzia e la continuità effettiva e il sistema degli affetti diventa una categoria giuridica innovativa. Il minore, con la sua personalità in evoluzione, diviene il titolare di nuovi diritti da garantire e tutelare e non semplicemente il destinatario di una serie di doveri degli adulti nei suoi confronti. Mi permetto di dire che davanti agli occhi grandi di un bambino che cerca e dona affetto non c'è che da invocare il buon senso. Talvolta, come in questo caso, il buon senso si fa norma. È per questo che Scelta Civica voterà convintamente a favore del provvedimento. Grazie, grazie. Collega Cesaro. La collega Nicchi, prego. Grazie Presidente. Siamo all'approvazione di una legge attesa, desiderata, importante, di cui si chiede una rapida conclusione, dunque senza cambiamenti. Noi siamo sensibili a questa richiesta e per questo la voteremo. Siamo sensibili alle richieste che sono provenute dalle associazioni, perché ci facciamo carico delle molte sofferenze che questa legge può sanare. Ma siamo ben consapevoli che il testo così com'è non sana tutte le sofferenze. Proprio in questi giorni la Repubblica, sulla cronaca, ha riproposto la storia di una relazione tra una donna, medico single, e un bambino eritreo da lei accudito in affido fino a 12 anni e poi dato in adozione ad altra famiglia. Uno strappo doloroso. E non è una storia isolata. Ce ne sono tante, c'è una letteratura vastissima. Purtroppo, però, la legge che stiamo approvando non risparmia lo strazio di quella donna. Si chiamava Silvana, un nome
credo inventato, e anche di quel bambino che sono stati divisi per un cattivo pregiudizio diventato legge.